Va bene, ragazzi, togliamoci un piccolo dente subito. Volevo fare una domanda a voi perché mi hanno scritto ieri almeno 5 persone, che è già un numero abbastanza rilevante. Perché ieri, per chi non lo sapesse, c'è stato il grandissimo, grandissimo addio al canale di Mario. In realtà non era vero, una burla. E qua, chi lo sa, sì. Quelle sono le mie ciabatte. Quali? Vabbè. Mi hanno scritto almeno 5 persone e mi hanno mandato delle clip in cui tipo... vabbè, faccio una domanda. Prima faccio una domanda a chi c'è stato. A chi c'è stato durante la chiusura del canale di Mario, che non era vero comunque. Alla fine è tutta una cosa per il meme. E, secondo voi... Mario e Dario, in più in particolare, forse alcuni mi dicevano Dario, ci sta copiando nei modi di fare? Una domanda che voglio fare a voi, sinceramente, perché io non voglio fare il pazzo. Parliamo un attimo di sta cosa prima, porco. Assolutamente sì, no. Perché voglio capire quanto la gente si inventa le cazzate. Puoi fare degli esempi? Certo, certo. Cioè, più che altro adesso dovrei recuperarmi la cosa e non mi va per niente, soprattutto di vederlo. Chi è Dario? No, Dario Mozart. Dario è quello che fa Mario e Dario, Talent Scout. Quello del format. Dario Mozart. Prende ispirazione. Non è vero. No, no, palese, no. No. Sì, no. No, gay, no. All'inizio mi sembrava, no. Tu e Marco siete meglio, non è una gara. Ma fa tipo un esempio? Ok. Che ti viene in mente? Ti dico le due clip che mi hanno mandato erano una dove Mario si arrabbia in maniera incredibile con Dario perché ha detto funiculi funicula. E mi ha detto non si dice questa roba qua, gli fa così. E fammelo tu. Come facevi tu all'inizio? Come ho fatto io un po' di volte. E, è vero questa cosa? Nessuno dei due è obeso. Che ricordi? E infatti, tipo tu con Mario. Vedi, capito quello che è? E mentre Mario ha fatto un po' il Marco che faceva appunto smettila coglione di merda, non si dice porco distolost. Che messaggio vuoi mandare a Dario? Il messaggio che voglio dare a Dario è grazie. Se fosse vera questa cosa qua, io sarei estremamente lusingato di tutto questo. Non ti dà fastidio? Non ti dà fastidio? Per niente, anche perché come dico sempre è un piacere entrare a casa a qualsiasi ora del giorno e sentire a ripetizione tutto il ciclo mocciano. È un piacere, è sempre bello e soprattutto mi lusinga molto, se fosse vero. Se non fosse vero è tutto una presa in giro. Un altro esempio Poppy, comunque non so che cosa sia Sean e Marley, sono i due cuochi down. Sean e Marley. I famosi chiamate Sean Mario e chiedete a lui. No, ma non è una cosa che bisogna scomodare. Chiamo Mario? No. No. E volevo solo un parere appunto dei ragazzoni che magari guardano e che sono in entrambe le spiagge e il loro parere a riguardo e quanto fosse. No, dai, no. No, Mario sta facendo dai sul suo canale. Va bene così, raga. Va bene così, ok? Va bene così. Ti do 20 euro se chiami Mario. 200. 200 euro, chiamo Mario e ne parliamo. Mario is Drumox non permabannato. Dai, gli mando un messaggio. Poteva andare peggio. No, fermo. Dai. Va bene così, bro. Si fa del content. No, va bene così. Ho visto un po'. C'è un bel divario tra sì e no, quindi già questo è una cosa positiva. Però questo è la loro opinione. Ma mi interessa la loro. A posto così. Scusa, di uno dei protagonisti non ti interessa? No. Poi Mario sta facendo live, sta reactando a Dragon Ball. Ho sentito prima che parlava delle sfere del drago. E io, amando Goku e tutte le sue trasformazioni, non posso che non esimermi dal,
aiutare questo momento. Chiamo le picchiano in live. No, piuttosto lo picchierei off live, Mario, sinceramente. Per pisciare sulla proprietà di Moccia. Non è. Mario non è proprietà di Moccia. Mario è un talento. Un talento che cerca altri talenti e che ha personalità per se stesso. Come su Talent Scout. Fa teatro. Fa teatro anche. Faceva. Che cazzate, Dani, te odi Dragon Ball. Non odio Dragon Ball. Ho solo detto che tra tutti gli anime, forse è quello che mi riguarderei di meno. Però ogni tanto... Con chi faresti l'amore con Dragon Ball? Pilaf. Te? Io Kiki con le bambine. Perché? Perché ha quell'armatura molto sexy. Mi piace molto. Si può fare l'amore con le bambine anime. Perché non hanno età, sono un po' atemporali. Possono avere sia 1000 anni che sai 10 anni. Sai che non penso? Perché è proprio cresciuta, quindi non è atemporale. Quindi no. È proprio tra tutte le persone, lei è un essere umano, quindi tra tutti quanti è scelto proprio l'unico che è effettivamente una bambina con due bambine. No, 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 si può fare. Ma te lo giuro. Si può fare. Si può fare. L'amore con chi si può fare? Sì. Non credo. Chi piccola? Sì, si può. Ma chi l'ha detto? Io. Tu? La grande... La grande... Ok, se lo dici tu mi fido. Marco che vuole succhiare il cazzo a Daniele, ma non sia mai bere dalla stessa bottiglia. Effettivamente Domenico ha fatto un'ottima osservazione. Hai ragionissimo. Anche questo comunque lo stai fumando e io ci sto però, abbondantemente ciucciando. Però capito che non è che fai così con questo coso qua. E con quella? Con quella già un po' sì. Con quella non ci fai così. Il cazzo è... Hai ragione, effettivamente, c'è dell'ipocrisia da parte mia. Il cazzo di Daniele è stato nei peggiori formicai d'Italia. Perciò... Non è assolutamente vero. Un po' mi... Leccherei il culo a Daniele. Perché so che è così tanto super etero che non se lo fa toccare da nessuno. Una leccatina al culo io lo darei. Non è vero, io mi faccio... Okay, mi sono fatto mettere un... Tra l'altro quando eri a casa mia era tutto a letto, spaparanzato. E ho detto, dai, fammi leccare il culo. E lui mi ha detto di no. Che stronzo, eh. Veramente un amico di merda. Non è questo, bro. Veramente, non scherziamoci più. Sto, se mi dà fastidio. Dico solamente... Ma non ci sto scherzando. Non voglio che mi lecchi il buco del culo. Non c'è nessuno scherzo. Se io e te avessimo OnlyFans, vabbè, sempre dove facciamo cose strane. Vergogna. Ma vergogna di cosa? No, devi vergognarti. Ma che vergogna? Devi vergognarti, bro. Dopo questi anni. Ma non è una questione temporale. Quanto non è che... farebbe ridere che apriamo la live. Ragazzi, potete abbonarvi al, non mio, non tuo, nostro OnlyFans, che lo chiamerei Marco e Daniele e OnlyFans e Daniele e Marco, ovviamente. Ma pensate. Dove trovate dei video dove io ciuccio i piedi a lui, dove magari faccio dei massaggi alle spalle super languidi, dove c'è questo promiscuo leccata di culo. Che altro c'è? Dove tipo di bacio, tipo tu la tua faccia sta ferma e io faccio... Mai sulla bocca però, perché devi... Il building. Io, da fan, pagherei. Voi ditemi la vostra, perché io ovviamente sono di parte. Certo, dobbiamo... Già io sono rovinato totalmente. Che vuol dire? Bro? Sono un razzista anglofono, eterofobico, tutte quelle robe là. Dani, hai giocato Dimer... Magari senza il ragazzo barbuto che ti ha di fianco ora. Non so neanche di che cosa parli, non so cosa sia Dimer. Guarda quanta gente dice di sì. Sì. Pochissimi no. Pochissimi no. Marco Slumox, vi piace la musica classica? Grazie mille della domanda, Jersey. Io sono un grande amante della musica classica. Suonavo il pianoforte da piccolo. Facevo. Pianoforte c'è anche nelle musiche non classiche. E quindi sì, amo il pianoforte, amo la musica classica. Autori come Mozart, Chopin, Tchaikovsky, le Moonlights, la suonata 45. Vabbè, non cambiare discorso. Il mercoledì, le stagioni, Vivaldi, il più famoso. Anastasia, Cheese, Ricky Cheese. Cioè, tantissimi. Ricky Cheese.